ufficio giudiziario, non dico di una procura, ma di un ufficio giudiziario così prestigioso, così importante. Una procura, come dicevo, già diretta da procuratori, e cito solamente l'ultimo in ordine di tempo, il dottor Federico Cafiero De Rao, attuale procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che ringrazio ancora per essere sceso per il mio insediamento. Ed è qui a testimoniare non solo il legame con questo ufficio, ma la vicinanza del suo al nostro ufficio, così come ha ben detto con le sue parole. A noi che siamo qui a lavorare in quella terra che qualche anno addietro, in una conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, è stata descritta come da un ministro dell'epoca, un ministro interno dell'epoca, una trincea anti-ndrangheta. Perché è evidente che se oggi sentiamo dire da tutti che l'ndrangheta è l'emergenza nazionale, internazionale, è la forma di criminalità organizzata più pericolosa, più pervicace, per la sua capacità di inquinamento della vita economica, della vita sociale, della vita politica, le procure calabresi, come diceva bene il procuratore nazionale, Catanzaro e Reggio Calabria, sono quelle che maggiormente hanno bisogno di sentire vicine le istituzioni, che hanno bisogno di essere dotate degli strumenti giuridici e ancor prima materiali per poter affrontare non con episodicità, ma con continuità e sistematicità questo gravissimo fenomeno criminale. Perché è da qui, è dal nostro territorio, che si articolano le varie organizzazioni ndranghetiste che sono ormai operanti in tutta Italia e in tutto il mondo, in Germania come in Australia, in Olanda come in Canada.